Sabato 12 gennaio alle 20.30 al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare torna l'appuntamento con Un Mondo di Solidarietà, lo spettacolo di beneficenza organizzato con la direzione artistica di Diego Di Flora che vedrà sul palco artisti di fama nazionale e internazionale. È un successo secondo me della città di Napoli, perché quando si parla di beneficenza e la città risponde così bene come risponde sempre il pubblico di Un Mondo di Solidarietà, è un successo della città, non di singoli. E tante novità quest'anno, una grande carovana di ospiti che arrivano da tutta Italia, partendo da i nostrani, Nino D'Angelo, Maria Nazionale, Emiliana Cantone, Ditelo Voi, Ciro Giustiniani, Alessandro Bolide, e poi partiamo con Marco Masini, Dado che arriva direttamente da Roma, Elodie, Moreno, tantissimi ospiti, sono più di 15, quindi ci sarà veramente un bel vedere al Teatro Mediterraneo, alla Mostra d'Oltremare. Siamo in sold out, non c'è neanche più un posto neanche a pagarlo, e quindi siamo molto molto contenti, soprattutto per la risposta. Madrina della serata si conferma Maria Grazia Cucinotta. L'evento giunge quest'anno alla sua 11ª edizione ed il ricavato sarà devoluto alla ludoteca della Nuova Casa di Matteo a Bacoli e all'Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma, guidata dai pediatri dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Un prodotto made in Naples e soprattutto il grande mondo dello spettacolo interpretato dal volto e dal carisma di Maria Grazia Cucinotta, a servizio dei più fragili, a servizio degli ultimi. Una città, la nostra Napoli, che con la solidarietà è sempre la prima in classifica, e soprattutto un grande lavoro di professionalità e di cuore. Un ringraziamento speciale va quindi a Diego Di Flora, non soltanto che ha ideato questa bellissima serata che da anni ormai vive la città di Napoli al Teatro Mediterraneo, ma soprattutto ogni anno fa sì che noi possiamo darci appuntamento. E allora credetemi, la cosa più importante non è fare degli spot su queste cose, ma essere seri, anzi serissimi, e dare tanta continuità alla solidarietà, perché dietro quella beneficenza ci sono dei progetti che lavorano 365 giorni all'anno e danno sempre delle risposte agli ultimi, ai bambini e ai più fragili.